Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Bingo e questo è un video di giocoleria, anzi, un tutorial di giocoleria. Oggi proviamo una cosa un po' particolare che ho imparato qualche anno fa da un signore che si chiama Renaud Gratt. Un giocoliere francese, anzi un diablista francese, che tra l'altro gestisce anche il Musée de Diabolo. Cercatelo su internet, molto interessante. Quello che voglio farvi vedere oggi è come utilizzare tre cerchi e un diavolo. Il diavolo senza lanciarlo, senza le bacchette, senza, no, a parte i tre cerchi, senza nulla a parte i tre cerchi. Quindi, prima cosa andiamo a fare? Prima di tutto mettiamo il diavolo qua e lasciamo cadere un cerchio, il cerchio, il cerchio. E il diavolo è abbastanza stabile se lo teniamo. Se cade, praticamente. La prima cosa che possiamo fare è giocare un po' con l'equilibrio e con cosa, come reagisci. E proviamo così. Questo è molto semplice, sono manipolazioni molto semplici. Proviamo con qualcosa di leggermente più complicato. C'è anche, guardate, un piccolo esercizio che si può fare. Vi tirate sui pantaloni? No, vabbè. State così, tirato al pubblico o a chi vi guarda, e fate tutto il giro del braccio, girando il corpo, ok? Proviamo 1, 2, 3 e girate anche voi, ok? Facendo perno sul piede sinistro, ad esempio, così. Oh. Ve lo faccio rivedere, sfruttando la forza centrifuga o centripeta, non mi ricordo bene. Bisognerebbe chiedere a Federico Benuzzi per queste cose. Comunque, il diavolo si spinge, anche l'altro cerchio si spingono in giù e non scappa via. Altra cosa un po' più avventurosa è questa qui. Siete così, lo dondolate un po' e poi lo lanciate e lo riprendete ammortizzando. Riproviamo, vi faccio vedere. Oh. E potete anche fare una sorta di giocoleria, cioè passarlo nell'altra mano, quindi e di nuovo così. Altra cosa molto interessante è questa qui. Guardate, lo facciamo girare sul nostro dorso della mano. Quindi, così cosa facciamo? Andiamo verso l'alto e poi lo riprendiamo. Riproviamo. E voilà! E questa già è una figata. Poi ci sono cose più romantiche, più divertenti, tipo, vabbè, gli occhiali, il cuore e ecco, e lanciate così e riprendete subito i due così, oh, così, ecco. Andando un pochino verso l'alto, riuscite a mantenere il diavolo lì dov'è, in modo che non scappi. Ok? Così. E tornate in modo che abbiate quello in mezzo bloccato dagli altri due. Questo serve tanto per dargli stabilità e che non scappi ogni momento il diavolo. Ultima cosa, e
e questo poi chiudiamo, ma è tipo bonus. Ultima cosa, molto divertente e su cui ci si può lavorare, è tenere il diavolo così e farlo passare di lì. Oh, 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 oh. Tacchete! E poi si può anche fare così, sciù, oh, tacchete! Chiudo questo piccolo tutorial di giocoleria creativa col diavolo e tre cerchi, uno, due, tre, con una chicchetta piccolina. Guardate, serve stavolta un cerchio un po' più grande, un diavolo così, con l'asse libero e naturalmente le bacchette. Bisogna dare un po' di velocità al diavolo e poi guardate, vi faccio vedere, ecco, un po' di velocità così, si lancia un pochino e si lancia qua e hop, hop. E voilà. E così ne avete per un po'. Allenatevi, fatemi sapere come va, mandatemi anche dei video se volete. Grazie e al prossimo video. Ciao, buon allenamento e buon allenamento. Mi sto ogni tanto mi ingarbuglio e be curious. Ciao!